Gentili telespettatori, un cordiale saluto. Rieccoci nel Cenacolo con Maria. Ci sono con noi Luisa e Vito, Moni e Nello. E ci siete tutti voi che completate questo meraviglioso Cenacolo in cui vogliamo scoprire la verità della nostra fede. Stiamo proprio studiando il Credo. E la volta scorsa abbiamo quasi riformulato il credo, perché abbiamo detto credo nell'uomo, l'uomo immagine di Dio, però quest'uomo che ha naufragato, che ha perduto la dignità originaria, che oggi è variamente oppresso in tante situazioni del mondo, che aspetta salvezza. E la salvezza ha un nome, si chiama Gesù, l'uomo nuovo, aderente al quale tutti possiamo essere uomini nuovi. Ecco, io vorrei cominciare stasera col farvi leggere uno scritto su Biagio Conte che ci aiuta a capire un po' quest'uomo straordinario, che si è interrogato sul senso della vita e che veramente ha dedicato tutta la sua vita al servizio dell'uomo emarginato, esiliato, emigrato, dell'uomo sconfitto, che però attraverso di lui ha ritrovato la dignità di persona, di figlio di Dio. Vogliamo ascoltarla? Grazie, Nello. A fratel Biagio, addio fratel Biagio, cercatore di senso in un mondo smarrito in cui falsità e tornaconto snaturano il volto dell'uomo. Ti sei ribellato e sei fuggito in cerca di libertà, verità e amore. Nel silenzio hai esplorato dentro il tuo cuore. E nello splendore del creato fatto di voci, suoni, luce e colori, eco di una sorgente infinita, hai ascoltato l'unica voce dell'unico che dà senso alla vita e al cosmo, l'amore. Ti sei messo in cammino verso il poverello d'Assisi, giullare di perfetta letizia. Hai trovato la stella polare del tuo nuovo cammino. Dio dentro di te è presente in ogni uomo umiliato, emarginato, sconfitto. E hai ridato dignità a chi questa nostra società falsa e tumultuosa aveva ignorato. Addio, fratel Biagio, fratello di ogni uomo che hai amato con i tuoi occhi luminosi. Le tue mani operose, i tuoi piedi instancabili nel percorrere le vie degli uomini per indicare ad altri fratelli affannati nella corsa frenetica alla ricerca di beni che conducono al nulla, l'unico bene, che è la croce di un Dio morto e risorto per amore. Continua ad offrire l'unica ricchezza che rende liberi e veri, l'amore. Continua a far germogliare semi di speranza e facci guardare quell'arcobaleno di pace che ci introduce oltre la nostra vista corta dell'immensa luce che non tramonta. La follia dell'amore che ha accompagnato i tuoi giorni vissuti tra noi ci faccia sognatori e costruttori del mondo, in cui nell'unico Padre tutti fratelli, danziamo la danza della gioia e dell'amore. Mistretta, 28 gennaio 2023, Padre Michele Giordano. Ottimo. Bene, proprio per dire che ci sono uomini che hanno ritrovato il senso dell'umanità e che hanno aiutato altri a trovarlo. Ecco, e una di queste è proprio Biagio Conte, che abbiamo avuto
la fortuna di conoscerlo. Ma ognuno di noi siamo chiamati a diventare uomini nuovi. Abbiamo parlato dell'uomo caduto e dell'uomo redento la volta scorsa. Questa volta ci chiediamo, ma come ognuno di noi si può appropriare dei beni della salvezza che Cristo ci ha portato? E diciamo, attraverso il battesimo. Che cos'è il battesimo? È questa rigenerazione dall'acqua e dallo spirito che ci fa essere nuove creature. E questo partecipare alla morte e alla risurrezione del Signore, morire con Cristo al peccato e alla morte per risorgere con Lui alla vita nuova, alla vita dei figli di Dio. La volta scorsa abbiamo letto un brano di Paolo nella lettera ai Romani in cui fa il parallelismo tra Adamo e Cristo. Adamo che con il peccato ci ha portato nella rovina, Cristo che ci fa diventare nuove creature. Questa volta ascoltiamo un brano in cui l'Apostolo Paolo ci dice come avviene questo diventare nuova creatura, come il battesimo non è un gesto, una festa, come il battesimo è il sacramento della rinascita. Vogliamo ascoltare l'Apostolo Paolo. Romani 6:1-11. Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia? È assurdo. Noi che già siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere in esso? O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Ecco, fortissimo. Che dite? Che... Ma Padre Michele, questa pagina del Vangelo per me questa sera è significativa, molto significativa, perché ricorre oggi il 37° anno della mia conversione. Era il 2 febbraio del 1986, Domenica della Candelora, festa della luce, alla chiesa di Santa Cristina a Borgo Nuovo, Palermo. Il Signore mi aspettava per farmi passare in questa gioia della sua presenza di luce. E quindi ascoltare questo passo che ci parla del battesimo, di essere battezzati in Cristo, in realtà io che da piccolino, come tutti noi, avevo ricevuto i primi sacramenti del battesimo, e poi avevo avuto i miei primi catechisti nei miei genitori, nei miei nonni che mi hanno educato alla fede cristiana, raccontandomi le pagine del Vangelo come raccontino a me, a mio fratello, che rimaneva nel mio cuore. Una volta che poi ho fatto la prima confessione e la prima comunione, mi ero allontanato dalla Chiesa, ma Gesù mi aspettava. Quel 2 febbraio avevo 20 anni. E la mia vita è cambiata.
Bello. È proprio così, perché non basta essere stati battezzati. Cioè, noi riceviamo il battesimo da bambini, però non facciamo quel cammino. Prima di tutto la famiglia non è nelle condizioni di aver fatto un'esperienza di fede che consente ai piccoli di incontrare il Signore. Ecco perché dobbiamo ringraziare lo Spirito Santo, perché ha suscitato nella Chiesa movimenti attraverso cui tanti battezzati hanno ricominciato un cammino per morire all'uomo vecchio, per essere uomini nuovi. Ma ascoltate, cosa assistiamo noi continuamente? Divisioni, ricerca degli interessi, ricerca dei piaceri, ricerca del potere, sono cose all'ordine del giorno. Un battezzato vive per Dio, vive per i fratelli, vive per l'amore, vive la novità di vita. Ma come si fa a vivere questa novità di vita se non si comincia un cammino di conversione? Vedete, ci sono tanti che attraverso i vari movimenti che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa ripercorrono il cammino. Vedete, nelle missioni il battesimo si riceve dopo anni di catecumenato. Io sono stato sia in Senegal che in Guinea-Bissau. In Senegal sono 3 anni di catecumenato e ho visto con quanto fervore i catecumeni si preparano al battesimo. Sono entrato in qualche gruppo di catecumeni e sono rimasto a contemplare statico quell'incontro in cui si parlava del Signore. E veramente questi adulti che non erano bambini ascoltavano l'annuncio della fede che poi dovevano professare. Sono stato in Guinea dove ancora non c'era la chiesa. Allora l'assemblea domenicale si svolgeva sotto un grande tendone, ma che festa! Avete visto la messa che anche Telemistretta vi ha mandato? Io sono tornato col cuore all'Africa, perché ogni messa non è qualcosa di noioso, è un qualcosa di esplosivo, di festa, di gioia, di incontro col Signore. Ecco. Da una parte, ecco, la grande assemblea che si riuniva. E poi sotto gli alberi, gruppi di catecumeni che si preparavano al battesimo. 3 anni, 7 anni. E poi l'ultimo tratto, l'ultima quaresima. E poi il battesimo ricevuto nella notte di Pasqua. Centinaia di battezzati. Io vi dico, ancora non ho avuto il coraggio, ma spero di poter andare proprio per Pasqua in Africa. Spero di tornarci presto, ma spero di tornarci per Pasqua per vedere un po' questo termine, questi adulti che professano la fede nel Signore Gesù e iniziano una nuova vita. Ecco, da noi ci sono cammini. Per esempio, i neocatecumenali, cosa fanno? Fanno il cammino di iniziazione alla scoperta di Cristo, alla scoperta del battesimo, ripercorrendo le varie tappe, le tappe della purificazione, dell'illuminazione, dell'incontro con Cristo. Guardate, parliamo di un aspetto lapalissiano, la parola. Quanti cristiani hanno la parola? Quanti cristiani leggono la parola? Quanti cristiani si sforzano di vivere secondo la parola? E allora il battesimo, che cosa resta senza un cammino di conversione? Resta un atto formale che poi non produce
gli effetti che dovrebbe produrre nella vita delle persone. Sono perfettamente d'accordo, anche perché con la parola mi dice questo. Dunque, se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, quindi significa che il cammino nostro, da quando, dopo il battesimo, deve essere una continua unione con Gesù Cristo. Perché, come giustamente lei ha detto, non deve essere un atto formale che poi fanno i nostri padrini, ancora noi siamo, come si suol dire, incoscienti di quello che avviene. Quindi rimane allo stato, come si suol dire, latente, come se fosse sepolto da una coltre di cenere, se non il fuoco che è sotto, ma che non viene messo in evidenza. Se non si inizia poi, giustamente grazie alle famiglie, Nello giustamente ne parlava quando era piccolo, dove la famiglia e l'ambiente cristiano, le famiglie, grazie poi ai catechisti, insomma, nelle chiese, tutto, cioè praticamente ci deve essere tutto un clima, tutta una comunità che ti segue, perché se non, altrimenti, ripeto, se non viene coltivata questa fede, questa lampada che si è accesa, questo fuoco che si è acceso, finisce che può muore, perché il mondo lotta contro Gesù Cristo, per cui è una lotta continua. Una parola l'altro giorno che sentivo di San Paolo, dice: voi non avete lottato fino al sangue contro il peccato, perché è una battaglia continua. Anche io, anche oggi, io a 67 anni praticamente, mi accorgo che è una lotta intima, continua, tra il bene e il male dentro di me, perché ce lo dice la parola, si state attenti, perché il diavolo, come un leone ruggente, e tante vuole divorarvi, e siamo sempre assalite, sia dentro che fuori, da mille situazioni di peccato, è una tentazione continua. Quindi se non stiamo, come vuol dire, aggrappati a Gesù, alla Madonna, ai sacramenti, alla preghiera continua, come dice la Madonna, non faccio nei suoi messaggi, dice: pregate, 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 perché Satana riceve scuote come rami al vento. Siete, come si suol dire, fate vedere, siate forti in Dio. Un'espressione che mi ha colpito molto di un messaggio: siate forti in Dio, perché noi siamo deboli, noi siamo nulla, come si suol dire, siamo come fuscelli che il demonio praticamente ci può benissimo distruggere, se non siamo attaccati continuamente a Gesù Cristo. Quindi questa intimità con Gesù Cristo è l'unica nostra ancora di salvezza, cioè dobbiamo far sì che, ecco, il nostro sia il nostro respiro, diceva una suora. Dice: Gesù, fa che io respiri con te, fa che io soffra con te, voglio, prega con me, soffri con me, gioisci con me, cioè praticamente è uno con te a vivere con Gesù in ogni istante. Giustamente San Paolo dice: non sono più io che vivo, ma io vivo Cristo in me. E questo deve essere il nostro costante, diciamo, impegno, quello di vivere in Gesù, essere non più Vito che vive, ma è Gesù che vive dentro di me. Infatti quando vado a fare l'adorazione, tante volte mi rivolgo a Gesù e dico: dammi il tuo cuore, perché il mio cuore è acqua da tutto bagno, come si suol dire, è sempre pieno di agitazione, di tante situazioni che lo schiacciano, se non come nella tempesta. Gesù dice: ma Signore, salvaci, caltri, ci sono qua, dice, noi uomini di poca fede, noi siamo nelle tempeste continue, se questa navicella, come si suol dire, che è trasportata dalle onde della vita, dalle tempeste della vita, non c'è un'ancora di salvezza che è Gesù, noi siamo, come si vuol dire, in balia dei marosi, insomma, delle onde della vita. Non altro. I misteri di Cristo devono vivere nella vita del cristiano. Qual è il mistero centrale della vita di Cristo? La sua morte e risurrezione. Difatti, che cos'è il battesimo? È un morire al peccato e alla morte, per risorgere con Cristo a vita nuova, la vita della grazia, l'eternità. Ecco, noi riceviamo una nuova vita, la vita di Dio, ma perché questa vita di Dio nasca è necessario che noi facciamo un cammino di mortificazione, di dare la morte al nostro uomo vecchio, che si annida nei pensieri, nelle azioni, nei modi di pensare, ecco, nei modi di agire, nelle reazioni. Quante volte io dico a me stesso: ma quanti miei comportamenti sono conformi al Vangelo? O a volte seguo magari più l'istinto naturale che non la visione soprannaturale della vita, dell'amore che vince tutto. Sì, padre Michele,
E questo rinascere a vita nuova, questa consapevolezza anche del nostro peccato e questo desiderio di voler vivere, come diceva, questa vita intima con Cristo, perché è vero, tutto viene da là, non si può, non andiamo da nessuna parte, non possiamo respirare, non possiamo fare niente, neanche alzare lo sguardo, se non viviamo questa comunione con Cristo, questa intimità. E quindi, di conseguenza, se non la viviamo anche con gli altri, perché non Certo, ha senso. certo. Ma tutto questo è frutto di riscoprire la bellezza del nostro battesimo, perché, come diceva prima Padre Michele, non è un momento che si chiude, è una festa, un certificato che viene rilasciato Dubbio. e basta, ma riscoprire la bellezza della nostra vocazione, cioè nel battesimo noi veniamo, questa è una cosa, è una parola che ho sentito dire per la prima volta da Don Pino Vitrano anni fa e che mi ha riportato a capire la bellezza del battesimo, ma come vivere anche sull'esempio, qual è l'effetto anche del battesimo nella nostra vita. Cioè noi avviene la cristificazione attraverso il battesimo. Cioè noi veniamo immersi totalmente nella vita di Cristo, nella vita della Trinità e Gesù viene immerso nel nostro cuore perché noi possiamo diventare altri Gesù e quindi vivere così realizzando pienamente, solo così troviamo felicità, la nostra vocazione, peccheremo, sì è vero, perché siamo continuamente in lotta tra il bene e il male. Pecchiamo e non possiamo non peccare, questa è anche una realtà, ma in virtù del nostro battesimo scopriamo di essere, come diceva Giovanni Paolo II, ai giovani nella giornata della gioventù a Parigi, la tredicesima, la Sì. giornata della gioventù. Diceva ai giovani, scoprite il vostro battesimo perché il Padre nel battesimo vi riconosce suoi figli e rende la vostra esistenza, questo è bellissimo, una lunga storia d'amore con lui. Perché questo poi, scoprire il battesimo, ci porta a questo, a scoprire quanto noi siamo amati perché siamo figli, amati, desiderati, sognati dal Padre. E in cui il Padre vuole realizzare il suo disegno d'amore. E allora noi riviviamo e riscopriamo nella nostra vita, anche dopo aver peccato, il nostro battesimo grazie all'azione dello Spirito Santo, che è sempre in noi, che sempre esplode, sempre si muove, Bravo. sempre ci porta a far vedere le cose. E poi lo riviviamo nella nostra quotidianità. Quando amiamo, quando perdoniamo, quindi viviamo da re, da profeti, da sacerdoti in ogni nostra azione, anche nel matrimonio, quindi quando riusciamo a dominare anche i nostri istinti, il re che fa, riesce a dominare, no? Tutto per condurre poi tutto al bene, quindi perdonare, vedere oltre. Riuscire a superare le delusioni, scegliere, avere il coraggio anche di scegliere quello che Gesù vuole, scegliere il bene, scegliere la verità, scegliere la giustizia per portare la pace lì dove Gesù ci chiama, no? E chiedere, scegliere come, ma in ogni passo, in ogni cosa, ma Gesù in questo momento. Che cosa farebbe? Cosa direbbe? E allora cosa devo fare io se Gesù fa così? E quindi avere questo coraggio di far vivere, come hai detto tu prima, e dire Gesù come San Paolo, è Cristo che vive che in vive in me, me. non sono più io che Repartente. Gesù vivo, ce e l'ha tutto reputo una perdita perché di guadagniamo, fronte abbiamo alla sublimità guadagnato di Gesù Cristo. in D'altra parte Gesù. Gesù ce l'ha detto, senza di me non potete fare È nulla. vero. Se come si vuol dire, noi non siamo attaccati alla vite, i tralci, unite, no, non possiamo portare nessun frutto. Quindi il nostro compito deve E cercare di stare essere legati a essere Gesù. legati a Gesù.
Bello, tutto quello che è stato detto è bellissimo. L'importante è poi viverlo, perché se riusciamo a vivere realmente quello che abbiamo detto fino ad ora, tutto cambierebbe nel mondo. Regnerebbe la pace, l'armonia, l'amore. Perché già se pensiamo all'amore di Gesù che ha verso ognuno di noi, che lo deludiamo continuamente, che siamo esseri umani con mille fragilità, eppure Lui ci ama a tal punto da non tenere mai conto delle offese subite, ma ci tende sempre questa mano amorevole e ci fa rialzare. È una cosa meravigliosa, solo che è poco conosciuto. E anche tutti noi che lo conosciamo, a volte lo mettiamo pure poco in pratica. Il valore del nostro battesimo, la potenza dello Spirito Santo che alberga in ognuno di noi, questo amore fraterno che ci dovrebbe fare gioire ogni qualvolta ci incontriamo. E invece no, c'è questa ricerca del mondo, questa ricerca di tutto quanto tranne che di Gesù, i primi posti, tutte queste ricerche inutili che poi sono vuote, non danno niente. È molto meglio vivere nell'amore di Dio, nell'amore di Gesù che ha donato se stesso per ognuno di noi, Lui che ci completa, ci riempie, ci dona gioia, pace, speranza, dove non c'è, perché in questo mondo che viviamo per ora vediamo tutt'altro che speranza positiva. Eppure noi che crediamo in Gesù sappiamo che Gesù vince ogni battaglia. Io ricordo sempre le parole che una volta mi ha detto Padre Michele, comunque vada andrà bene. Ed è vero, perché in ogni caso noi da questo mondo andremo via. Possono passare 100 anni, ma ce ne andremo tutti. Qua non resterà mai nessuno, le nuove generazioni che verranno, che benvengano. E faremo questo incontro con Gesù, dove ci chiederà conto dell'amore che abbiamo saputo donare e ricevere. E lì saranno i frutti del nostro battesimo. Lì sarà il resoconto della nostra vita. E rimpiangeremo magari tante azioni che potevamo fare e non abbiamo fatto. Per questo dobbiamo aiutare anche le nuove generazioni a non sprecare questo tempo. Biagio Conti, che prima hai letto, abbiamo citato, è stato un Vangelo vivente, silenzioso, con quegli occhi pieni di gioia, di amore di Gesù, ma l'ha messo in pratica. Ha messo in pratica quello che Gesù voleva. Nell'amore verso gli ultimi, non verso i primi, i potenti, i pezzi importanti. Lui ha messo in pratica la parola di Gesù. Gli ultimi saranno i primi. Scartati, dice il Papa, gli scartati. È proprio certo. Così, diciamo che se vogliamo fare una sintesi di quello che tutti abbiamo detto fino a questo momento, in realtà deve essere una gioia per noi questa sera parlare del battesimo, che nell'essenza che cos'è? Mentre noi eravamo peccatori, nel peccato Gesù viene in questo mondo ad offrirci la sua vita. Quindi il battesimo nella morte di Cristo che ci libera dal peccato ci ridona quella veste bianca che noi vediamo quando viene battezzato il bambino, si mette la veste bianca e quella luce di Cristo che si accende la candela che illumina la nostra vita. Ovviamente dovremmo con onestà dire questo, che agli inizi del cristianesimo, vedendo in Atti 2 proprio come si amavano i primi cristiani e quindi questo clima che il cristianesimo stava portando nel mondo di questa nuova vita, di questa vita in Cristo che significa vita nell'amore, c'era la fila a farsi battezzare. Anch'io voglio diventare cristiano, perché vedevano come si amavano tra di loro. Quindi lo Spirito Santo cosa faceva? Riusciva a toccare i cuori e la gente veniva, come dice Papa Francesco, contagiata dall'amore che c'era tra i fratelli. L'attrazione. Esattamente, quindi il battesimo che noi abbiamo ricevuto sin da bambini, loro lo prendevano da grandi, era la gente adulta che correva e voleva vivere in mezzo a loro e si moltiplicava la comunità. Non c'era poi la bellezza di Atti 2 e dice che loro vivevano tutti, diciamo, stavano bene e non c'erano bisogni, nel senso che tutti riuscivano, aiutandosi l'uno con l'altro, a non avere i bisogni di nessun genere, perché si venivano incontro.
Allora, questo è quello che il Papa, quando ci spinge ad andare all'esterno, in questo ultimo viaggio, vediamo un pontefice stanco che cerca di consegnare a loro l'amore di Dio che Dio ha messo nel suo cuore, di questa fratellanza che Gesù è venuto a portare. Ritornando a Fratello Biagio incontrava musulmani, indù, ma lui dice: io li chiamavo fratelli e non sbagliavo. Fratelli e sorelle, e a questo fratellanza che lui dava, dall'altro lato rispondeva un sorriso, perché sentivano che c'era un'accoglienza vera. E vi posso dire che con Monia abbiamo partecipato alla veglia quando Fratello Biagio è uscito dalla missione, prima di arrivare in cattedrale, tutta Palermo, nelle strade, dai balconi, a salutare questa persona che nella sua vita aveva trasmesso, come Padre Michele bene nei suoi versi ha messo in evidenza, amore, sorriso, carezze, conforto, speranza. Ma non era la sua, era quella che Dio ha messo nel suo cuore e lui portava agli altri. Ecco il battesimo che noi abbiamo, lo dobbiamo vivere nella nostra vita quotidiana, io con i miei figli, con mia moglie, con i miei suoceri, con i miei cognati, con mio fratello, nella comunità, perché nessuno possa dire, diciamo, che ci sia stato un comportamento non giusto, o se io me ne rendo conto devo chiedere scusa, si deve vivere da cristiani, devo chiedere perdono, si perdonavano gli uni gli altri, perché è chiaro che Gesù è venuto a portare il perdono. E allora contagiamoci di questo battesimo che è il dono più grande. Non abbiamo più debiti con nessuno. Cristo è venuto a pagare con la sua morte in croce tutti i nostri peccati. Noi siamo liberi in virtù dell'amore di Gesù, della sua morte in croce. Lui che era giusto, lui che era santo, divenne peccato, diceva l'altra volta Padre Michele, si è fatto peccato per noi. E allora questo battesimo sia veramente nel nostro cuore un riviverlo. Facciamo in modo che possiamo, con la grazia di Dio, avere di nuovo questo entusiasmo dei primi cristiani per poter contagiare chi è triste, chi soffre, chi è solo, chi è abbandonato, e fare con loro famiglia, famiglia di Dio. Ecco, nel battesimo noi acquistiamo una nuova cittadinanza e conseguiamo una nuova eredità. La cittadinanza è quella del cielo. Pronto? Pronto, buonasera. Professoressa, non poteva Ben mancare. ritrovati a tutti i carissimi coniugi di Santo Stefano e i carissimi coniugi di San Borello. Il tema è sempre più affascinante. Questo ci fa riflettere, mentre ci riempie di luce per la bellezza del battesimo, perché con parole molto semplici si diventa figli di Dio. Solo che un conto è crederlo, un conto è saperlo, un conto è poi viverla questa figliolanza. Ci vuole tempo, ci vogliono anni per dire che siamo figli Ci di un vuole papà tutta la buono vita. e di un papà Dio. Purtroppo oggi, come diceva Padre Michele, i sacramenti sono banalizzati, si bada più all'esteriorità, al ricevimento, al vestiario, alle cose esteriori. I padrini fanno da accompagnatori, ma dimenticano che devono accompagnare nella fede. Il papà accende la candela, ma poi non si cura della formazione perché delega alla parrocchia. Pensa che con un'ora di catechismo tutto si risolva. E questo mette tristezza perché Dio ci ha creati liberi, i doni ce li dà, ma noi sprechiamo la sua grazia. Il battesimo ci fa abitati da Dio. Quando diciamo Ave Maria piena di grazia,
e ci commuoviamo. Ma questo lo si potrebbe dire pure di un bambino appena battezzato, o di un'anima che ha ricevuto il Santissimo Sacramento con la comunione. Dio viene ad abitare in noi, ma noi purtroppo poi lo accantoniamo, lo soffochiamo, e questo ci rattrista, perché capita anche a me, non parlo per gli altri. Se pensassimo veramente di essere figli di Dio, vivremmo abbandonati, fiduciosi, supereremmo i momenti di scoraggiamento, le solitudini, se pensassimo che siamo veramente abitati da Dio. Ma purtroppo ce ne scordiamo. Il lavoro da fare è quello di riscoprire la meraviglia di essere figli di Dio. E ringrazio, penso che sia di Padre Michele quello che avete letto su Fratel Biagio. Fratel Biagio mi affascina sempre più, perché non faceva parte di nessun movimento, era un battezzato che a un certo punto, dopo aver accantonato Dio, riscopre questa luce, questo dono, e da figlio di Dio si comporta come tale, vive d'amore e dà amore. L'augurio è che ciascuno di noi possa riscoprire la bellezza di questa figliolanza. A tutti un forte abbraccio e buona continuazione. Grazie, grazie. Bello. Dicevamo che acquistiamo una nuova cittadinanza e abbiamo diritto ad un'eredità, l'eredità del Padre, il paradiso, l'eredità di Gesù, perché siamo figli nel Figlio. Sapete che quando si adotta un figlio, il figlio adottato ha gli stessi diritti del figlio naturale. Cioè, che bello sapere che noi abbiamo gli stessi diritti di Gesù, che così come il Padre al momento del battesimo del figlio dice: questo è il mio figlio, l'amato, Dio Padre l'ha pronunciato su ognuno di noi: tu sei il mio figlio, l'amato, e ci mette nel cuore il suo spirito che ci fa vivere la vita di Dio. Cos'è la vita di Dio? Cos'è il paradiso? È l'amore. Dove si vive l'amore, comincia il paradiso. Per cui l'eredità di Dio noi non la conseguiamo al momento della nostra morte. È un'eredità che abbiamo già ricevuto e che dobbiamo trafficare in modo da vivere con i piedi sulla terra, ma con il cuore, la mente, già in paradiso. Il cristiano vive nel paradiso, si resta ancora sulla terra in mezzo a contraddizioni, guerre, divisioni, però tranquilli, la nostra patria è nel cielo, di là aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo. Egli trasfigurerà questo nostro corpo mortale, rendendolo simile al suo corpo glorioso. E questo lo fa non solo dopo la morte, ma lo fa ogni giorno che noi ci facciamo cesellare dallo Spirito Santo per essere immagini di Gesù. San Leone Magno, parlando ai battezzati, diceva così: admiramini, gaudete, Christi facti sumus, ammirate, godete, siamo diventati Cristo, cioè il cristiano è Gesù. Il Padre vede in ogni battezzato, in ogni uomo, l'immagine del suo figlio e dona il suo spirito perché possiamo essere
simile a Gesù, possiamo portare nel mondo l'amore. Ecco perché lo stesso San Leone Magno diceva: riconosci, o cristiano, la tua dignità, e una volta reso partecipe della natura divina, non voler tornare alla vecchia condizione con una condotta del genere. Noi dobbiamo avere la condotta dei figli. Noi dobbiamo riportare nella nostra vita la somiglianza con Gesù. Il Padre deve riconoscere in ciascuno di noi l'immagine del suo figlio. Anche perché tutti insieme formiamo il corpo di Cristo. Ecco, e Cristo vive in ogni membro, e Cristo è nell'unità di questo corpo che è la Chiesa, della quale facciamo parte e che veramente è il luogo dove la presenza di Dio diventa storia, diventa vita in mezzo alle vicende degli uomini. E Moni accennava a quella triplice somiglianza a Gesù, che tra l'altro viene sottolineata nel rito del battesimo con l'unzione crismale. Sapete che dopo il battesimo nell'acqua, che l'unico elemento che fa il battesimo, è in caso di necessità, chiunque può amministrare il battesimo. Io lo dico non perché ci auguriamo che non ci sia bisogno, ma se ci fosse, chiunque può amministrare il battesimo. Ecco, e dopo il battesimo con l'acqua, il sacerdote unge la fronte del battezzato con il crisma. E gli dice così: perché inserite in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna, perché l'orizzonte è ultraterreno. Io dico a volte: perché? Ma la Chiesa veramente fa cattivo augurio, perché mette lo stesso segno accanto alla bara dei morti e nel battesimo, il cielo pasquale, Cristo risorto. E sì, perché quello che inizia nel battesimo trova il suo compimento nella morte, che partecipazione alla morte di Cristo, che nasce dalla vita del cielo. Come Cristo, sacerdoti, re e profeti, cioè portatori del mondo nuovo. Che vuol dire essere sacerdoti? Chi è il sacerdote? È colui che offre il sacrificio. Anche nelle religioni antiche i sacerdoti erano coloro che offrivano i sacrifici. Gesù ha offerto un unico sacrificio, ha donato la sua vita sulla croce e unisce alla sua offerta d'amore tutti i battezzati, che pertanto siamo sacerdoti. Ma siamo sacerdoti non quando andiamo in chiesa, siamo sacerdoti nelle faccende quotidiane, gioie, dolori, fatiche, speranze, fanno parte di questo sacerdozio. Quel dolore che ti arriva all'improvviso è il dono che tu puoi offrire all'amore per la nascita di un mondo nuovo. Tutta la nostra vita deve diventare un'offerta d'amore. E quando la domenica andiamo a messa, non ci dobbiamo andare mai a mani vuote. Dobbiamo portare che cosa? La nostra vita. Cosa fa il sacerdote? Aggiunge alcune gocce d'acqua al vino. Noi facciamo portare almeno i tre doni: pane, vino, acqua. L'acqua si unisce al vino. L'acqua unita al vino, dice il sacerdote, sia segno alla nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Cioè, in quell'acqua noi diciamo: Gesù,
io ti offro tutta la mia vita. E tante volte cantiamo quel bellissimo canto del Gerrosso: nella tua messa la nostra messa, nella tua vita la nostra vita. Questo è il sacerdote. Caro Padre Michele, quello che lei dice in questo momento, tutti questi segni fondamentali per comprendere l'azione liturgica arrivano ai nostri carissimi telespettatori, sicuramente, che con gioia li accolgono. Mi viene in mente che sulla cassa di Fratel Biagio era aperto il passo del Vangelo, dove Gesù dice: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, forestiero, mi avete ospitato. Questo perché secondo me la gente ha bisogno di azioni concrete, e Gesù è concreto, la parola di Dio è concretezza in tutti i suoi aspetti, perché una persona che ha fame, ha mangiato, diciamo, ha avuto la possibilità di sfamarsi, e quella è un'azione. Dici: io avevo fame, mi hanno dato da mangiare, avevo sete, ho bevuto, avevo freddo, mi hanno dato da coprirmi. Quindi la parola del Signore, se non diventa vera, se è semplicemente una mera conoscenza e non arriva al fratello quando noi andiamo ad annunciarla, ovviamente non si alza da terra. Quindi il cristianesimo deve essere qualcosa di concreto. Proprio nel Vangelo di domani noi vedremo che si chiede, Erode stesso chiederà nel Vangelo: ma è Giovanni Battista redivivo? Ma Giovanni Battista con la sua vita offerta al Signore, la testa gli hanno tagliato, ma è meglio perdere la testa che l'anima. Le persone che vivono di Dio non possono scendere a compromessi usciti dalla Chiesa con il potente di turno, o con il denaro che c'è accanto, o con la bellezza di una donna che mi attrae e mi porta fuori dalla famiglia. Se tu hai incontrato Cristo, che è il cibo che supera a livello di gusto tutti gli altri cibi, le altre situazioni, dice San Paolo, sono spazzatura. E allora noi dobbiamo portare un cristianesimo attivo, vivo, come diceva Padre Matteo La Grua, che va incontro all'uomo per curarlo. L'uomo oggi è tutto ammalato e ha bisogno di essere curato. Cristo è la guarigione alla società, è Cristo che ci può curare, è venuto a curarci donandoci la sua stessa vita, e Cristo è parola vivente. Quando Padre Michele parla di parola, parola è Gesù, perché Gesù è parola, è la stessa cosa, perché non c'è differenza tra la parola detta e l'azione di Cristo. E allora il cristianesimo è la risposta a tutto quello che l'uomo cerca, è la guarigione che avviene nella persona quando si accoglie Gesù. E non bisogna avere timore nel dire che ancora oggi Cristo continua a guarire nei sacramenti, ma continua a guarire dove due o tre sono riuniti nel nome di Gesù, cioè che è l'amore, perché l'unico nome che Gesù ha è l'amore, e invocano nell'amore l'aiuto per quel fratello. Non possiamo noi girarci dall'altro lato se vediamo una persona che i banditi hanno buttato a terra, non possiamo girarci, non siamo cristiani, dobbiamo avvicinarci a quel fratello come ha fatto Gesù, e se lo carica sulle spalle come la pecorella smarrita e lo porta nell'ovile. Ma questa situazione non la facciamo perché ci faccia l'applauso Padre Michele, o il vescovo venga a sapere e dice: Cennello a Santo Stefano, che bravo, o il Papa, non ci interessa, a noi interessa che noi, vivendo nel Signore, percepiamo quella parola di Gesù: Nello, ti voglio bene, che mi interessa più quando Gesù mi vuole bene. Ma io non posso però vivere nell'egoismo mio, devo andare incontro. Il cristianesimo è in movimento, non è mai statico, è dinamico. Fino a 90 anni, 100 anni io posso fare, perché se il Signore mi lascia vita vuol dire che ancora posso fare qualcosa e devo fare qualcosa. Quindi perché parliamo oggi di Biagio Conte? Giustamente dicevamo che è il Vangelo vissuto, perché Biagio Conte si è fatto sedurre da Gesù. E lui diceva, me lo diceva pure a Menello: io a Gesù l'ho cercato, però l'ho cercato con tutto me stesso prima di trovarlo, l'ho cercato in quelle montagne, l'ho cercato, poi l'ha trovato. C'è un momento in cui fratello Biagio nella neve sta ormai esausto, quasi quasi per morire, e lui dice,
In quel momento mi rivolgo a Dio e una forza, vidi una luce che entrò dentro di me. E io dicevo, ogni tanto gli dicevo, Biagio, ma mi vuoi dire cosa da te? E lui cercava sicuramente il soprannaturale. Con Biagio ha avuto il suo dialogo che gli ridiede forza, gli ridiede vigore e l'ha fatto diventare Biagio Conte. Amore che ama, amore che tocca, risana, guarisce, accoglie, libera Gesù in mezzo a noi. Bello. Professore diceva che ci vuole tanto tempo. Io dico che ci vuole tutto il tempo, tutta la vita, da vivere così, nell'attimo presente. E in ogni attimo presente ci dobbiamo interrogare se veramente siamo in linea col nostro battesimo, se siamo questa offerta d'amore e di servizio. Perché noi, oltre che sacerdoti, diventiamo re. Moni diceva, per essere padroni di noi stessi, per regnare sui nostri vizi, sulle seduzioni del male che ci fa, noi dobbiamo, possiamo regnare, abbiamo la forza di farlo e per metterci a servizio. Ricordiamoci di quella bella lezione che Gesù dà agli apostoli, quanto a un certo punto, non meravigliamoci, se qualche volta purtroppo anche nella Chiesa c'è qualcuno che cerca carriera. Anche gli apostoli cercavano carriera. E Giacomo e Giovanni, ci vanno loro, ci mandano la madre a dire i primi posti per i miei figli, i primi posti per noi. E gli altri che capiscono, ci restano male. E Gesù che vogliono tenere estraneo Gesù a queste loro discussioni. Poveri menti piccole, non sanno che Gesù va oltre quello che potrebbe ascoltare con l'udito. E se le raccoglie, di che cosa stavate parlando lungo la via? E nessuno parlava. Oh, dice loro, il mio regno non è come i regni di questo mondo, dove i capi dominano sui sudditi. Nel mio regno, chi vuole fare il capo deve servire. Chi vuole essere il primo deve essere l'ultimo. Per non restare nel vago, dice, come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. Ecco, questo è l'atteggiamento. Comprendere che la vita è servizio, che la vita è dono. Ognuno di noi siamo chiamati a servire. I genitori sono a servizio della crescita dei figli. Un parroco non è per dire qua comando io. Certo, a volte deve prendere anche delle decisioni, ma con amore. E il parroco si deve ricordare che è a servizio della sua gente. E che nel campo della medicina, nel campo dell'istruzione, nel lavoro. Il lavoro è servizio. Ognuno di noi siamo chiamati a servire l'umanità attraverso le mille cose a cui siamo chiamati, famiglia, lavoro, relazioni sociali, vissuti nel servizio, non come dominio. E poi profeti, cioè testimoni con la parola quando serve, con la vita sempre. San Francesco diceva, dice, noi dobbiamo annunciare il Vangelo anche con le parole, ma prima di tutto con la vita. Sì, perché il mondo è pieno di parole, nei fatti concreti, perché sono quelli che incidono nel cuore dell'uomo. Sapete, quando il breviario è cambiato con la riforma liturgica voluta dal Concilio, il primo giorno che io ho letto il breviario con questa nuova formula, ancora in latino, in italiano non era stata tradotta, era il 16 giugno, festa di Sant'Antonio di Padova.
Mi è rimasta impressa quella lettura. Dice così: vera sunt loquela dum locuntur opera. Le parole sono vere quando parlano le opere. E poi continuava e diceva: cessino dunque le parole, avanti le opere. Cioè noi dobbiamo vivere un cristianesimo che nelle opere, nella semplicità, vorrei dire, non sono le opere grandi, ma è il pranzo che una mamma deve preparare per i suoi figli, dove ci mette l'ingrediente che lo rende migliore, che è l'amore. E la lezione che l'insegnante deve fare ai suoi ragazzi, dove certamente deve essere bravo, ma l'amore che deve creare relazioni e così via. Cioè, e questa è la testimonianza. I primi cristiani evangelizzavano, non avevano tutti i mezzi, ma evangelizzavano perché vivevano l'amore. Guardate come si amano, dicevano. E noi oggi facciamo prediche, cenacoli, e di tutto. Però, ecco, dov'è l'amore che abbiamo tra noi? Solo l'amore crea, diceva padre Massimiliano Kolbe, solo l'amore costruisce. Bene. E San Pietro, il primo papa, in una catechesi post-battesimale, si rivolge ai neobattezzati e parla loro della dignità. C'è qualcuno? Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Padre, sono Nino Conficelli, accanto c'è mia moglie. Siamo contentissimi e meravigliosi di ascoltare quello che voi dite su Gesù. Io ho telefonato solo per un saluto a tutti, ma in particolare a Nendo, perché lo conosco, e a sua moglie. Fratello Nino Conticelli è di Marsala e fa parte del gruppo di padre Antonio Civello, che è rettore del santuario Madonna Maria Santissima della Cava. E padre Antonio è il mio padre spirituale, quindi con padre Antonio mi lega un affetto trentennale. Ho avuto modo di conoscere anche questi fratelli che padre Antonio cura, e Nino ha una bella famiglia con la moglie, vanno avanti in un cammino di preghiera fatto anche di azioni concrete verso il prossimo, e sono persone che ho conosciuto, fratelli che il Signore mi ha dato, e questa sera ho la gioia di sentirlo qui con la sua telefonata. Lo saluto con affetto, lo ringrazio, ci saluti. Grazie. Tutti i fratelli di Marsala e padre Antonio in modo speciale. Grazie tanto, ti auguro una buona serata e Dio vi benedica sempre. Ciao, Nino. Ciao a tutti. Grazie, grazie, Nino, grazie. Grazie, grazie, buonasera. Ecco, allora ascoltiamo San Pietro, il primo papa, che rivolgendosi ai nuovi battezzati fa veramente un'esortazione veramente calorosa. Nella prima lettera di Pietro: perciò, cingendo i fianchi della vostra mente, restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi, in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. Se chiamate padre colui che è senza far preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Voi sapete che non è a prezzo di cose effimeri come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo,
ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba, e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce e i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa la parola del Vangelo che vi è stata annunciata. Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie ed ogni maldicenza. Come bambine appena nate, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che è buono il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quale pietre vive siete, costruite anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella scrittura: io pongo Sion, una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Continua. Onore dunque a voi che credete. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto la misericordia. Bellissimo. Bellissimo. Tutto un programma, ogni parola è... Cosa vogliamo di più? Ecco, dobbiamo mettere da parte l'uomo carnale, l'uomo che tira verso la terra, per essere uomini nuovi, rigenerati, nutrendoci del latte spirituale. Qual è questo latte spirituale? La parola di Dio. La parola di Dio deve essere il nutrimento quotidiano della nostra vita. Nessun giorno senza parola di Dio. Parola di Dio deve diventare la nostra divisa per vedere poi quel grande finale. Voi siete la stirpe eletta, sacerdozio regale, il popolo che Dio si è acquistato per annunziare le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi un tempo non popolo, ora siete il popolo di Dio. Voi esclusi dalla misericordia, avete ottenuto misericordia. Questa è la grandezza del nostro essere cristiani, che dobbiamo vivere ogni giorno, che dobbiamo sperimentare nella nostra vita. Noi dobbiamo essere trasparenza di Dio. Vorrei dire a tutti, vorrei dire a papà, alle mamme, agli insegnanti, agli operai, ai politici, la missione di una mamma, di un papà, di un insegnante, di un medico, di un politico, di un... Potremmo fare tutta la litania, ognuno ritrovi la sua situazione. Prima che di
fare quello che in forza del ruolo deve fare di essere un annunciatore di Cristo. E questo non toglierà nulla al ruolo di padre, di madre, di insegnante, di medico, ma darà veramente tutta quella pienezza che veramente merita. Come se noi ci riempiamo di parola di Dio, come noi saremmo svegli, vigili, attenti, premurosi, impegnati, mai tirandoci indietro, sempre pronti a dare la vita, perché questo è il cuore del Vangelo di Gesù. Per cui, ecco, ricordiamoci che il nostro compito non è essere cristiani un giorno alla settimana quando andiamo a messa, se ci andiamo, qualche minuto al giorno quando ci facciamo le preghiere. Noi dobbiamo essere cristiani 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno e 66 quando l'anno è bisestile, perché noi dobbiamo vivere, no, la presenza di Gesù deve essere costante nella nostra vita. Non ci sono momenti in cui facciamo i cristiani e momenti in cui facciamo i politici, i militaristi, eccetera. Noi siamo cristiani sempre. E quindi dobbiamo impegnarci ad amarci gli uni con gli altri, perché... Essere nell'amore, essere nella giustizia, nella verità. E nell'amore. Io non posso, se sono seguace di Cristo, imbrogliare. Siamo alla conclusione, io vorrei dire questo, che ultimamente si parla tanto anche della cattura di Matteo Messina Denaro, questa figura di uomo che per 30 anni è rimasto latitante. Ebbene, in questo periodo è spuntata una persona, dice: io sono stato, non sapevo chi era, ma l'ho visto in alcuni festini a Palermo dove c'erano seduti a tavolo con lui politici, uomini importanti dei carabinieri. E lei perché non ci va dai carabinieri? E dopo che io ho visto questo, lei mi chiede di andare dai carabinieri? Quindi voglio dire, noi con le nostre azioni determiniamo poi da parte di chi ci guarda, determiniamo anche la salvezza o la dannazione della persona. Perché è chiaro che se io sono sposato con mia moglie, i miei figli mi guardano, il mio comportamento è più della parola, è più di quello che io dico: papà, io ti ho visto agire. È così ognuno. Non possiamo noi, diciamo, al momento della preghiera dire qualche cosa che poi viene tramutato nei fatti in tutt'altro. Dobbiamo essere testimoni autorevoli. Persone che, se veramente si sono innamorati, si sono innamorati. Diversamente è inutile che diciamo che siamo innamorati. C'è una conoscenza, ma è diversa la conoscenza dall'amore. Di conseguenza va rispettato anche chi ha una conoscenza, ma non dica che è innamorato, perché tra la conoscenza e l'amore c'è un abisso. Perché l'amore, come diceva Padre Michele, non è che cammina, vola. Tu mi hai toccato su una piaga su cui qualche volta ho invoglito. Quando ero studente volevo fare una tesi sulle radici psicologiche e sociologiche della mafia. Ricordiamoci, quando i politici usano il potere per fare i propri comodi, anche per procurarsi voti, sono mafiosi. Quando usano la gente per il proprio tornaconto, sono mafiosi. Quando brigano anche con i poteri forti, qualunque essi siano, per avere voti, sono mafiosi. Io ricordo una volta di essere stato in un assessorato dove mi si disse di farmi accompagnare. Dico: io intanto dico le mie cose, l'unico che segue è quello dietro le spalle. Arrivederci. Possono crollare le chiese, la coscienza mai. Cioè,
ricordiamoci che se vogliamo rifare la Sicilia abbiamo bisogno di lezioni di Vangelo, quelle di Padre Pino Puglisi, quello di Biagio Conti, quella di Padre Matteo La Grua e di tanti altri che nel silenzio, senza fare l'antimafia, che non mi stanco di dire, quanti politici che hanno inneggiato alla cattura di Matteo Messina Denaro, sono conniventi, direttamente o indirettamente. E noi viviamo in questa Sicilia che vogliamo cambiare. E abbiamo un solo mezzo, il Vangelo che si incarna nelle persone. Non abbiamo altro mezzo. Sì, Padre Michele, è vero. E mi ritornano ancora in mente l'ultima frase che ha detto Don Pino Vitrano nel suo discorso per i funerali di Biagio Conte, rivolgendosi a tutti. Ho capito e dico a tutti che c'è un solo modo per sconfiggere la mafia ed è la santità, esatto, a cui tutti siamo chiamati. Non c'è altro, la mafia si può sconfiggere con la santità, vivendo proprio come Dio ci vuole. Portiamo avanti la mafia dello spirito. È bello, bello. E infatti, allora, la conclusione, prima che lei saluta a tutti, che fa i saluti, mi permette di dire una cosa e salutare io pure e certo, dire grazie, Padre Michele. Bontà tua. Ascoltate, noi abbiamo iniziato questo nostro incontro dicendo credo nell'uomo. In realtà noi stiamo commentando il credo, questi nostri incontri, e il titolo era credere un solo battesimo per la remissione dei peccati. Ecco, sono la stessa cosa. Il battesimo fa l'uomo nuovo, perché cambia l'uomo dall'interno se si fa guidare dall'azione dello Spirito. Per la remissione dei peccati e per la rinascita a vita nuova. Però, come qualcuno accennava, purtroppo il peccato continua a essere un'esperienza nella vita di ogni cristiano. Allora, ecco che il Signore Gesù, ma non parleremo di questo stasera, vi voglio semplicemente lanciare l'input, ci ha lasciato una seconda tavola di salvezza, la confessione, la riconciliazione. Dobbiamo capirla di più noi, preti, perché se fossimo come il curato d'Arsi, guardate come le nostre comunità si trasformerebbero. E dovete capirlo di più voi. La confessione è uguale a conversione, a cambiare vita. Dice Papa Francesco, dice, rivolgendosi a noi, non è la camera di tortura. E rivolgendosi ai penitenti, non è la tintoria dove si tinteggiano di nuovo, è il luogo dove ci si cambia. Io non posso dimenticare mai una Pasqua in cui dalle 4 abbiamo confessato la sera, poi abbiamo fatto la veglia, dalle 4 in poi ho confessato fino a quando sono partito. Mi hanno accompagnato un gruppo di giovani, uno mi disse: mi sento leggero, io gli ho detto, era una bella giornata. C'erano state giornate un po' pesanti. E certo, oggi ti sei vestito così leggero, questa bella giornata. No, perché mi sono confessato. Perché l'esperienza della confessione è l'esperienza veramente della trasformazione del cuore. Io ve l'auguro di poter vivere la prima, l'abbiamo già avuto, e la seconda tavola di salvezza. Nel santuario della Madonna dei Miracoli c'è da una parte la prima tavola di salvezza, il battistero, dall'altra parte la riconciliazione. Sono in fondo alla Chiesa. Ecco, riconciliati, ci accostiamo alla mensa del Signore, diventiamo fratelli, uniti nell'amore che portiamo l'unica speranza, Gesù, morto e risorto. Grazie Luisa, grazie Vito, grazie Monia, grazie Nello,
grazie Emanuele, grazie Vincenzo, grazie a voi che siete intervenuti, grazie a voi che ci avete seguito e un arrivederci con i prossimi programmi di TM.